Bentornati sul canale Non Apete questo blog, qui è il Gonz. Oggi sono qua per parlarvi di Piercing, film di Nicolas Pesce, scritto da Nicolas Pesce e Ryu Murakami. È un film del 2018, horror. Nicolas Pesce, tra l'altro, è uscito quest'anno anche con il nuovo The Grudge, che credo sia un remake o un reboot, che non ho visto, e mi è capitato di vedere Piercing l'altro giorno e volevo dire due cose. Intanto vi parlo della trama. Praticamente c'è questo nuovo, giovane uomo che ha una bambina piccola, neonata, e una moglie. All'inizio del film sembra che quest'uomo voglia, insomma, uccidere la figlia. In realtà non è così. Però ha effettivamente degli istinti che lo portano a voler uccidere qualcuno. Per cui, diciamo, escogita un piano che consiste nell'invitare una prostituta in un hotel e poi ucciderla. Fa delle prove prima per capire come effettuare questa operazione. Devo dire che la regia è molto bella, ha un buon ritmo, è intrigante. Ok. No, non va bene così. Non va bene così. Allora, stavo dicendo, la regia non è male, insomma, il film è davvero molto divertente, si lascia guardare con piacere fino a un certo punto, dove appunto ci sono delle scene dove lui prende e inizia a simulare questo omicidio, questo delitto, e si sentono i suoni di quello che lui farà, quindi il cadavere che viene segato. Insomma, ci sono un sacco di cose molto intriganti. Poi è molto bello anche il fatto che comunque la sceneggiatura avrà un twist particolare, insomma, le cose non andranno come lui si aspetta. E quindi, come film, è veramente molto piacevole. Solo che, vabbè, il punto sicuramente dove ho iniziato a storcere il naso è a dire: ma cosa sta succedendo? E a un certo punto del film, ragazzi, verrà inserita la colonna sonora di Profondo Rosso, cioè la famosa musica di Profondo Rosso del film di Dario Argento, e lo farà in un modo davvero molto goffo. È un modo di citare veramente davvero troppo rozzo, secondo me. E le citazioni non sono poche in questo film, c'è tantissimo del cinema horror di un tempo, ma comunque il film non mi ha convinto del tutto, nel senso che veramente da un certo punto in poi non si capisce bene dove voglio andare a parare, e soprattutto ha un finale assolutamente insoddisfacente, perché si presenta come un film torture porn, che poi alla fine torture porn non è, perché non succede granché di torture. Scusate se mi permetto questo spoiler. Di per sé comunque è una visione abbastanza gradevole, niente di eccezionale. Sul finale ci sarà anche un'altra citazione musicale italiana molto famosa, che non vi dico, nei titoli di coda in realtà. Insomma, l'ho trovato molto un modo di fare citazioni molto grezzo. Però c'è da dire che effettivamente il film ha un buon ritmo, ha una regia veramente molto gradevole. Questo è un po' tutto quello che ho da dire su Piercing. Il nuovo Grudge non l'ho visto e non è che nutra grande fiducia per questo nuovo film, però perlomeno possiamo dire che Nicolas Pesce, insomma, dietro la macchina da presa ci sa stare abbastanza bene. Approfitto per dirvi che ho creato il mio profilo su letterboxd.com, è una piattaforma per cinefili dove si può recensire, commentare film, fare watchlist, eccetera, eccetera. Se volete seguirmi potete farlo anche lì farò delle mini recensioni. Devo dire che mi sono divertito molto a fare delle recensioni
ultra brevi, chiaramente non sono esaustive e possono anche essere fraintese, ma del resto non è facile giudicare un film con frasi molto brevi. Non lo trovo neanche molto utile, ma sicuramente lo trovo molto divertente, quindi ho provato a farlo con i primi film. Se siete curiosi, andatevele a leggere. Mi trovate come Il Gonz su letterboxd.com. Niente, continuate a seguirci sui nostri canali e su Twitch, che stiamo portando un po' di cose interessanti. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.